Salve a tutti, nuova pillola di AutoCAD, comando offset. Cosa fa il comando offset? Andiamo a vedere. Allora, il comando offset segue una duplicazione di un oggetto. Come qui nell'esempio, nella figura a sinistra, il cerchio, abbiamo eseguito un offset eh, del cerchio appunto a una certa distanza. Cosa abbiamo bisogno per fare un offset? Abbiamo bisogno di tre cose: la selezione di un oggetto e la selezione deve essere singola, non possiamo eseguire una selezione multipla, cioè dovremmo, eh, dovremmo selezionare il, eh, il cerchio e quindi non è ammessa la selezione la selezione multipla, con non so con finestra o con interseca. Inserire cosa, prima cosa quindi la selezione, seconda cosa una distanza, dobbiamo inserire una distanza, la distanza appunto dell'offset e il terzo elemento l'inserimento di un punto, Dovre dovremo inserire un punto con lo strumento di puntamento, il punto serve a determinare da quale parte seguire l'offset, come nel caso del cecchio. Quindi ehm, qui abbiamo eseguito un offset all'esterno del cerchio, quindi il punto che dovremmo inserire do, ehm, dovrà essere eh, situato all'esterno. Se invece eh, si voleva inserire un offset, cioè eseguire un offset interno, avremmo dovuto selezionare un punto all'interno del cerchio. Quindi allora, eh, il comando offset a quali oggetti? Può essere applicato quindi può essere applicato al cerchio, come abbiamo già visto, alla bollina, come vediamo qui nella figura a destra, eh, può essere applicato agli archi, eh, alle linee, ellissi, archi ellittici, eh, linee di costruzione, X-line che non abbiamo ancora visto, raggi. Eh, che non abbiamo ancora visto raggi eh, x line quindi, quindi linee di costruzione e raggi x line e alle spline ora andiamo a vedere in autocad come eh, possiamo quindi eseguire il comando offset Ecco, quindi come prima, eh, prima operazione, come allora, eh, inseriamo un rettangolo dalla barra degli strumenti disegna, quindi selezioniamo lo strumento rettangolo, eh, quindi specifichiamo il primo angolo in coordinata assoluta, quindi 0,0, secondo angolo, ossia angolo opposto, 2000,1000 quindi x 2000 y1000 inseriamo il rettangolo con Ender, ecco poi ehm, eseguiamo uno zoom estensione e quindi come sempre questo rettangolo quindi ci serve per contenere le visualizzazioni all'interno di quest'area o oh, ora quindi poi impostiamo gli osnap quindi dalla barra degli strumenti osnap ultima icona quindi deselezioniamo tutto quindi snap ad oggetto eh, deselezioniamo tutto con questo pulsante e selezioniamo quindi semplicemente il punto finale intersezione come snap ad oggetto ok poi quindi impostiamo eh, lo snap ad oggetto qui nella barra eh, nella barra di stato quindi selezionando lo specifico pulsante quindi ecco è già attivo quindi deselezioniamo selezioniamo oppure semplicemente con F3 no? F3 deseleziona F3 seleziona imposta di snap ad oggetto oh, quindi ora, ora inseriamo un cerchio quindi dalla barra degli strumenti di segna, selezioniamo lo strumento eh, cerchio e disegniamo un cerchio. Ora andiamo a vedere le richieste per il comando offset. Allora, comando offset, Allora, innanzitutto, come fare? Come inserire il comando? Come sempre, eh, con la tastiera inseriamo quindi la, eh, la stringa offset eh, seguita dal tasto invio. Poi vedremo come come sempre per, con i, per selezionare il comando con i pulsanti. Ho oh, subito, una volta inserito offset, viene stampato sempre nel, nella finestra della riga di comando, eh, viene stampata questa informazione. Impostazioni correnti, due punti. Cancellazione sorgente, uguale, no. Layer, layer, uguale origine. Offset, gap type uguale 0, poi vediamo cosa significano queste, queste impostazioni. e Dopo questa riga, ehm, dopo la stampa di, sì, di, queste, di queste informazioni, viene subito formulata la prima richiesta, specificare distanza di offset e quindi cosa dovremmo fare, quindi in questo punto dobbiamo inserire una distanza. Quindi la distanza, poi come vediamo, può essere inserita dalla tastiera e quindi confermata col tasto invio, oppure possiamo selezionare due punti nell'editor grafico di AutoCAD. In questo caso, cioè selezionando due punti, la distanza che viene inserita sarà pari alla distanza dei due punti. Quindi possiamo o immettere la distanza dalla tastiera oppure mettere la distanza con il mouse selezionando due punti quindi in questo ultimo caso la distanza è inserita eh, sarà uguale alla distanza tra i due punti inseriti oppure eh, tra, le, tra le parentesi angolari vedremo un valore di default ecco, se la distanza da inserire corrisponde alla distanza che è tra le parentesi angolari e basta semplicemente confermare questa distanza con invio quindi senza inserire nessun punto e nessuna distanza quindi se la distanza che dobbiamo inserire corrisponde al valore eh, che viene visualizzato da, dall'interno delle parentesi angolari è sufficiente premere invio oh, poi andiamo a vedere le successive richieste ecco qui stiamo parlando del comando Offset senza le opzioni in modo standard poi successivamente, cosa viene richiesto? La selezione, quindi successiva richiesta selezionare oggetto di cui eseguire l'offset. Quindi, cosa dovremmo fare? Dovremmo semplicemente selezionare un oggetto, cioè quindi ehm, dovremmo selezionare un singolo oggetto con il riquadro di selezione. Quindi, non è possibile fare una selezione multipla con il i riquadri finestra e interseca. Poi ulteriore richiesta, come si era detto all'inizio, specificare punto sul lato di cui eseguire l'offset. Quindi dobbiamo inserire un punto, quindi inserire un punto con il mouse per determinare la parte in cui eseguire l'offset. Ecco, queste sono le tre richieste, le tre, le tre cose come si era detto nell'introduzione per il comando offset in modo standard. Poi, successivamente, comunque non esce dal comando, condena ancora a richiedere la selezione di un altro oggetto, quindi selezionare l'oggetto in cui eseguire l'offset, eccetera, eccetera. Specificare punto perché la distanza rimane sempre confermata eh, la distanza inserita eh, alla prima richiesta. Quindi l'auto continua sempre a richiedere ancora quali oggetti selezionare oggetti di cui eseguire l'offset, però se vogliamo invece uscire ecco se dobbiamo eh, selezionare eh, l'opzione e esci oppure semplicemente eh, inserire il tasto invio perché perché tra le parentesi angolari come valore di default è comunque inserita l'opzione esci quindi per uscire dal comando o si seleziona e e si esce eh, e, si, e si conferma l'opzione con invio oppure si preme semplicemente invio in quanto l'opzione esce già tra, eh, è già l'opzione di default cioè quell'opzione che è visualizzata tra le parentesi angolari oppure se vogliamo ancora più semplicemente possiamo premere il tasto ESCHE quindi andiamo a vedere ora allora ritorniamo in AutoCAD Ecco, quindi vogliamo fare l'offset eh, di questo cerchio, quindi scriviamo offset con 2F, off, offset nella finestra della riga di comando, confermiamo con invio e quindi ecco la prima richiesta, anzi no, qui vediamo subito, dopo l'inserimento dell'offset, vediamo stampato le informazioni, le impostazioni correnti, due punti. Cancellazione sorgente uguale no, layer uguale origine e offset gap, gap type uguale 0 e poi ci ritiene subito: eh, passa la prima richiesta, specificare distanza di offset. Adesso specifichiamo una distanza ipotesi 50. Quindi selezioniamo la distanza con invio selezionare oggetto di cui eseguire l'offset ecco qui come si era detto la selezione è una selezione singola di fatti pure ehm, se vogliamo aprire una finestra selezionando un punto, eh, un, punto, un, punto della, un punto vuoto diciamo, della, della finestra dell'autocad magari per fare la finestra o interseca riguardo finestra riguardo interseca vediamo che non è non è permesso vedete, vediamo subito l'informazione che eh, continua a richiedere la selezione perché, perché non accetta l'inserimento la possibilità di eh, ecco, non consente diciamo non consente di fare una, una selezione multipla con finestra o interseca quindi dobbiamo eseguire una selezione singola ecco, quindi selezioniamo il cerchio Dopo la selezione passa alla successiva richiesta, specificare punto sul lato di cui seguire l'offset. E qui eh, si è detto come nella parte introduttiva che dobbiamo dire da quale parte vogliamo seguire l'offset. Quindi nel caso del cerchio o mettiamo, ci mettiamo all'esterno del cerchio o all'interno. Quindi vogliamo costruire un offset all'esterno, selezioniamo un punto all'esterno. E viene, fa e viene fatto e viene eh, eseguito l'offset del cerchio e poi comunque continua a, ehm, a chiedere ancora eh, a richiedere altre selezioni per poter fare offset di altri oggetti quindi non esce dal comando selezionare oggetto di cui eseguire l'offset ipotesi se nuovamente il cerchio questa volta magari faremo un offset interno quindi se specificare sul punto eh, sul lato specific specificare punto sul lato di cui eseguire l'offset specific specifichiamo un punto interno poi se vogliamo uscire basta eh, inserire il tasto invio per confermare l'opzione esce che vediamo tra le parentesi angolari quindi invio e esce dal comando Ora facciamo, proviamo a fare l'offset di un altro oggetto, allora inseriamo una poligna, quindi inseriamo, eh, selezioniamo lo strumento poligna dalla barra eh, degli strumenti di segna e quindi inseriamo la poligna, poi passiamo in, modo, in modalità arco per inserire qualche arco, ritorniamo in modalità linea. Ok, usciamo, chiudiamo, usciamo dal comando linea Quindi, poi allora, allora, inseriamo offset nuovamente. Ho specificato ecco, prima richiesta specificare distanza di offset, e qui vediamo vedete tra le parentesi angolari il valore di default. In questo caso, abbiamo 50 perché conserva l'ultimo valore immesso, quello che abbiamo inserito per il cerchio che era 50 unità da no? ora qui magari inseriamo un altro valore anziché 50, ecco se vogliamo invece fare l'offset con una distanza di 50 sarebbe sufficiente confermare 50 con invio, però magari in questo caso vogliamo inserire un altro valore ipotesi 100 e quindi introduciamo questo valore con invio, quindi selezionare oggetto di cui eseguire l'offset, quindi selezioniamo questa linea e quindi selezionare specificare punto sul lato di cui eseguire l'offset ecco quindi se vogliamo eh, dobbiamo indicare la parte in cui eseguire l'offset quindi o selezioniamo eh, la parte a sinistra la parte destra quindi vogliamo magari facciamo la parte destra quindi selezioniamo un punto a destra di questo di questa polilinea e poi continua comunque a richiedere lo stesso, eh, selezionare oggetti, continua a richiedere altri oggetti, quindi non so, selezioniamo questo cerchio e poi selezioniamo il punto esterno per fare uno set eligendo del cerchio selezionato. E quindi per uscire poi è sufficiente, quindi come si è detto, inserire il tasto invio. Ora vediamo qualche particolarità, ora cancelliamo, quindi selezioniamo cancella, cancelliamo tutto, ripuliamo lo schermo, visualizza, ridisegna, ok. Eh, inseriamo una poliligna, quindi inseriamo nuovamente una poliligna selezionata dallo, dal pulsante della barra degli strumenti disegna e magari facciamo una poliligna Incrociata in questo, in questo modo e poi fa, fa, inseriamo un offset, facciamo un offset di questa polilinea quindi inseriamo offset. Distanza ok, lasciamo confermata 100, quindi ehm, se, confermiamo questo valore con invio, selezioniamo l'oggetto e selezioniamo il punto. Ecco qua, vediamo che. Eh, eh, non riesce ovviamente avendo fatto eh, questa linea incrociata, questa polilinea incroci eh, che si auto interseca vediamo che non riesce a determinare la, la polilinea l'offset della polilinea in quanto appunto è presente quindi un'intersezione un'auto si auto interseca e quindi non è possibile eseguire l'offset per questo tipo di costruzione altra particolarità allora cancelliamo eh, quindi costruiamo ancora no, eh, una polilinea quindi selezioniamo polilinea eh, dalla barra degli strumenti disegna e quindi facciamo costruiamo questa polilinea allora riprendiamo un po' le linee quindi costruiamo una poligna ehm, più o meno in questo modo cioè facendo una specie di strozzatura poi chiudiamo ch con l'opzione chiudi ch ok poi quindi inseriamo il comando offset distanza quindi selezioniamo una distanza non so 50 70, 70. selezioniamo quindi la pollinea selezionare l'oggetto di cui eseguire l'offset quindi selezioniamo la pollinea poi specificare punto sul lato di cui eseguire l'offset specifichiamo un punto interno ecco vediamo che viene fatto questa questo eh, poi usciamo con tasto invio viene eseguito diciamo, queste, ehm, un offset, cioè quando la cioè, eh, vengono tagliate le, ehm, le polilinee che sono le, le, le nuove polilinee che eh, con l'offset, vengono tagliate automaticamente. Questo quando? Quando la distanza di offset è superiore a quella che può essere accolta, perché qui la distanza su questi, tra questi due punti, all'interno di questa strozzatura, è inferiore alla distanza di, eh, di 70 cioè della, della distanza che abbiamo inserito per eseguire l'offset quindi quando ci, ci troviamo in questo caso viene eseguito vengono tagliate automaticamente le geometrie eh, le geometrie quindi quando vengono fatto quando viene eseguito quell'offset in questa, in questa circostanza